Salve a tutti, oggi recensioneremo la Villa 503L, una pistola molto potente, molto che potete trovare tranquillamente in edicola. Io l'ho pagata 11,90 euro. Allora, e vediamo la replica in sé, le altre cose le vediamo dopo con il caricatore. Allora, questa è una pistola molto leggera, molto impugnabile. Il suo vero nome è 99G, 99 G piccolo. È una pistola che di solito ha il grip verde, però qui lo fa nero. Anche questa è un po' difficile da caricare, ma ha una potenza incredibile. Segue molto il modello, tranne per il nome che la Villa dà sempre il nome tarocchi alle armi. Il caricatore anche pesa molto, pesa quasi più dell'arma. E allora, il caricatore dovrebbe caricare, adesso non li ho contati, 12 colpi. Colpi che si frattumano praticamente, perché ha una potenza quest'arma. Adesso carichiamo due palline, vedete? C'è anche il coso che fa partire i palline. Mettete dentro, potete anche lasciare aperto mentre mettete dentro, tanto dà lo stesso comando. A volte non lo dava, si inceppa. Ora tirate indietro e spariamo. È rimbalzato. Spariamo al tavolo. Vedete? Bleh. Non so perché è bagnato, ma fa lo stesso. Allora, uno dei difetti è che quando si carica qui il grip qui è vuoto, perché non ha i cinesi non hanno avuto elementi per metterci qualcos'altro. Il mirino, vabbè, classico, due tacchette, una. Poi nella scatola troverete un laser molto semplice. Cercate, morite. Questo laser, vabbè, non è che sia preciso, ma è utile per spaventare i nemici. Lo uso a questo. Neanche questa pistola, non è che faccia molto male questa pistola, ve lo dico. Mi sono sparato nella coscia nuda con questa. Un po' la sentite, però. Eh sì, allora, sulla coscia nuda io stavo per morire. Vabbè, sembrava che mi appunto una vespa. Invece è tipo sui vestiti, invece, cioè, non è che faccia particolarmente male, la senti, ed è per questo che molti usano queste pistole cinesi per giocare, così non si fa neanche molto male. Allora, vedete, replica, caricatore, laser rimovibile, la Villa 503 99G.